Non so perché ho detto sta cosa. Aspettavo che tu parlassi, dicessi tipo: ciao bambini, benvenuti a Battle Detector! Sì! Yeah! Insomma, beh, comunque si può anche fare seriamente questa cosa. Eh? Potremmo, ma perché a questo punto? Tanto, insomma, è inutile far finta di avere una dignità. O... ma sì. Ma serietà sì. Di facciata. Bene, allora, gli ospiti della puntata odierna sono i Death Vibration, l'ho detto bene? Ce lo faremo spiegare da loro. Però prima la scheda di Titania. I Depth Vibration nascono nel 2020 ispirandosi al viaggio interiore che ogni persona fa nell'arco della propria vita, un viaggio fatto di sfide, di vittorie e di rinascite. Una musica che trasmette le varie emozioni vissute in alcuni step della vita che possono essere condivise e riconosciute da chi li ascolta. Oggi le condividono con noi, Depth Vibration. Metal Detector. E siamo qua con Giovanni Gianfranco dei Death Vibration, l'ho detto bene? Come vogliamo dirlo? Certo, l'hai detto bene. Perfetto. Hai visto? Usavo le dispense quelle su cassetta della Repubblica, eravamo bambino, a te non te lo puoi ricordare, che ci volevano tipo 6 anni per finire la collezione e non le usavi, però faceva figo avercele in casa e niente, l'ho aperte 30 anni dopo, però non ho più uno stereo a cassette, no, ce l'ho. Vabbè, insomma, mi sono incartato. Cioè, sì, allora, ragazzi, benvenuti. Volete presentare il vostro progetto al vostro pubblico? Allora, noi siamo una band nata nel 2020, abbiamo ognuno dei membri del gruppo un background da vecchi progetti tra cover, tribute band... Nel mio caso anche una band di progressive di Firenze, MSXS. Sì, amici, abbiamo anche intervistato su questo canale. Sì, assolutamente. E poi praticamente, siccome mi ero staccato da MSXS, ho fondato questo progetto cercando i giusti componenti e alla fine stiamo lavorando a un concept album. Che si fonda un po' sul descrivere un viaggio interiore che una persona fa durante un po' l'arco della vita, da quando è adolescente, giovane, da quando ci si lascia con la ragazza, sia i primi lavori, un po' gli stati d'animo. Ah, forse per questo che la regia sta mandando tutto sto fumo, con sovraimpressione, sì. Proprio per rendere più l'idea di ricerca interiore, esatto, di mondi, che cazzo sta succedendo, sta prendendo fuoco lo studio. Avevamo un po' di budget, siamo andati a un negozio, un megastore cinese, per questa macchina del fumo. Sì. Bellissimo. Ok, quindi, musicalmente parlando, quali sono le vostre influenze, come descrivereste il vostro sound? Come preferisci? Allora, praticamente, le nostre influenze sono dai Tool, Dream Theater, Yacht Bridge. Queste sono tutte cose facili, insomma. Tutti i gruppi usano i power chords, insomma, i soliti giri in 4/4. infatti facciamo progressi, quindi... E abbiamo fatto un percorso anche in studio con Jack Salani della Cucina Studio di Empoli per trovare la nostra identità proprio come sound sui pezzi. Ok, quindi le vostre canzoni nascono, vabbè, magari qualcuno di voi avrà un'idea, poi la porta agli altri, ma la sviluppate tutti insieme, in questo caso anche col produttore, ne parlate, vi confrontate, oppure cercate di giungere in studio, in sala, già pronti e preparati su quello che è il brano definitivo? In verità, siccome mancano all'appello il cantante Leonardo Maggi e il batterista Filippo Fasi, che entrambi fanno i musicisti per professione, tra insegnamento alle varie scuole che ci sono nell'Interland della Toscana, e poi hanno varie serate con altri progetti per lavoro, diciamo. Quindi a livello compositivo praticamente sono io quello lì che fa tutti i pezzi, quindi faccio la traccia di chitarra con lo schema della canzone, con tutta la metrica, vado da Jack alla cucina dove ci si confronta un po' sui suoni, sulle parti,
tiro giù la traccia con il metronomo e gli altri poi a casa ci lavorano sopra e poi quando ci vediamo per le prove si evolve man mano che ci vediamo per le prove, tutto qua. Ok, ho capito. Okay. Allora, il primo brano che andiamo, il primo brano, cioè, il video che andiamo sì. a guardarci adesso, insomma, che potremo poi commentare insieme e che vi presenterà, sarà biglietto a visita col pubblico che segue Metal Detector, e Whisper. Te però ci hai accennato qualcosa su questo video prima, perché ci sono stati rimaneggiamenti in formazione, giusto? Ho capito bene? Certo. Prima avevamo Marco Masinara al basso, poi per problemi lavorativi personali ho dovuto abbandonare il progetto e fortuna ha voluto che abbiamo trovato Gianfranco Tullio, che è qui presente. Quello lassù, cos'è nel blocco là? Sono il novello Depth Vibration. E quindi l'ha sostituito alla grande. Questa bene. È stata l'unica... Ma è proprio all'inizio del progetto, perché Marco ha dovuto abbandonare per problemi suoi personali, quindi... Quindi insomma, adesso attendiamo un nuovo video per poter vedere appunto anche Gianfranco all'opera con voi sul grande esame. Il nuovo video è già work in progress per quando uscirà. Ah, bene, bene. Ok ragazzi, allora facciamo così, guardiamoci Whisper, così almeno ci facciamo un'idea più definita sul vostro sound, sul vostro immaginario, e poi rientriamo in studio e continuiamo a commentare magari dei progetti prossimi 21.
Bene, bene, ragazzi, complimenti, video ganzissimo. Già mentre lo guardavamo ci venivano in mente un po' di domande. Ad esempio, come è nato il video? Nel senso, chi vi ha scritto la trama o l'avete scritta voi? Avete ragionato un po' con la troupe? Avete fatto insieme dei sopralluoghi? E soprattutto, dove stavo girato? Sono varie scene molto grandi. A voi. Allora, praticamente il video, la regia e diciamo la trama è stata scritta da Simone Palma, il quale siamo amici e ho partecipato attivamente, diciamo, alla stesura della regia e insieme abbiamo scelto i posti, tra cui il lago di Bilancino, come si vede nell'ultima parte. Poi nella parte iniziale abbiamo trovato una casa un po' abbandonata, vintage, per fare le parti con l'attore che avete visto nel video. Ok. E anche la parte della fabbrica mi dice qualcosa, però magari che molte sono simili. Dove stanno girando? Sì, è la zona industriale di Quarrata. Allora l'avevo riconosciuta. Per gli amici fuori dalla Toscana, Quarrata, nota zona del mobile. Ah, certo. Del pistoiese. Correte tutti ai mobilifici di Quarrata. Non solo, zona dove c'è un agriturismo, non posso fare nomi, dove si fa pubblicità, dove c'è gente che si fa chiamare Veleno, il Puppa, il Carnefice, girano intorno, insomma, così mi hanno detto. Insomma, posti ameni, dove la gente è amichevole, un po' come a 4.000 metri di altezza in montagna. Perfetto, allora ragazzi, dunque, cerchiamo di capire adesso quali saranno le vostre prossime mosse. A cosa state lavorando? Ci sono dei progetti che arriveranno in immediato futuro o dei live, insomma, immagino Gianfranco stia smaniando sia per registrare qualcosa, ma anche per andare dal vivo, insomma, e presentarsi al pubblico. Allora, parli tu Gianfranco, vado io. Allora, noi stiamo lavorando su un nuovo pezzo ora. E questo pezzo, diciamo, dato che sono un novello Depth Vibration, io sono entrato dopo, quindi Whisper era già stata scritta quando sono stato assoldato da Giovanni. E in questo nuovo pezzo stiamo cercando di mescolare ancora di più le nostre influenze, creare il nostro sound proprio a livello di gruppo, cioè mescolarci completamente e tirare fuori qualcosa di completamente nostro con la nuova formazione. E quindi stiamo lavorando su questo nuovo pezzo senza fare troppi spoiler, quindi non posso dire nulla, e sicuramente uscirà fuori un gran lavoro. Infatti ti vediamo sorridente perché fremi, di la verità. Fremo. Allora, quando ci sono le good vibration, giustamente, appunto, si è orgogliosi. Allora, Giovanni, invece, cosa puoi dirci dell'immediato futuro? Avete delle date in programma? State organizzando una cosa particolare? Allora, rispondendo un po' al quesito di prima, noi abbiamo fatto già qualche live di comparsa, giusto per vedere anche il nostro sound, se funziona dal vivo. Perché personalmente credo che quando uno ascolta una band sul disco, quando la vai a vedere dal vivo, ti aspetti di ascoltare quello che ascolti sul disco. E siccome oggi tantissime band hanno la difficoltà di questo, diciamo, riscontro tra lo studio e live, io invece sono della filosofia di avere proprio il sound in studio uguale a quello del live. Infatti Sebni, che troverete su Spotify, è stata registrata live in studio. Cioè abbiamo fatto praticamente 3 registrazioni suonando io, Gianfranco e Filippo Stasi per lo strumentale, ed è stato chiuso il pezzo. Poi è arrivato Leonardo e gli ha messo la voce. E infatti dal vivo abbiamo suonato a San Tommaso, aprendo qualche serata a tema prog, dove ci sono stati anche insegnanti di chitarra, basso, batteria, che sono rimasti molto piacevolmente colpiti dal fatto che, dice, ammazza, avete un sound proprio bello, soprattutto nel genere progressive, in cui il basso è sempre un po' messo dietro, no? Invece è stata apprezzata molto l'identità del suono di Gianfranco, ad esempio. E la voce... Non so dove sia andato, però tornerà? Uscito da... tornerà. Vai. Come diciamo live, cioè abbiamo il 2 febbraio, abbiamo il concerto a Marco Sfogli al San Tommaso, che sarebbe il chitarrista della PFM, nonché chitarrista di James LeBrie, cantante dei Dream Theater.
Abbiamo l'onore di aprire a lui la serata insieme ai Mess Excess per una serata a tempo. Ecco. Una sorta di rimpatriata in famiglia. Tra l'altro ho una curiosità sui vostri live, ho visto, per quel che ho visto, che vi vestite giacca e cravatta, o perlomeno camicia bianca e cravatta, una cosa che un po' mi ha un po' ricordato tipo i Meganoidi, cambiando un po' genere, ma anche qualche estro di Maynard James Keenan, per esempio. A cosa si deve questa scelta? Allora, questa scelta si deve al fatto che quando uno propone un certo genere, soprattutto di molto più di nicchia come il progressive, tende sempre a vestirsi, diciamo, underground, quindi jeans strappato, maglietta che richiama qualche band del passato. E quindi, diciamo, siamo un po' anonimi, no? Un po' nel gruppo delle altre band. Invece, grazie al suggerimento della mia compagna Serena, detto, ma secondo me avete, siccome è un genere molto per intenditori, no? Di alta classe, lei ha dato l'idea di metterci in cravatta e camicia. E devo dire che live ha riscontrato anche un discreto successo, perché chi ci vede dice, ma sembrano usciti da lavoro proprio adesso, da un'azienda, e vengono a suonare. Un genere è vero. Si nota. No. Assolutamente. Guarda, mentre parlavi appunto un po' di quello che ti aspetti tu stesso, no, dall'esibizione live di una band, mi viene a chiedere un paio di cose. Una è proprio relativa al prog. Che cosa può essere considerato prog oggi? Perché tu mi dicevi appunto, mi aspetto di risentire esattamente ciò che ho sentito in studio, quindi mi viene da chiederti cosa pensi quindi delle band old school prog che dilatavano all'infinito i brani, magari anche improvvisandoci sopra. E cosa pensi delle band invece più prog metal anni 90, invece cercavano magari di ripetere esattamente con lo stesso minuto, secondo esatto, il brano come era in studio? Allora, io penso uno dei pilastri del progressive è il fatto che non sia uno schema di una canzone. Faccio un esempio, soprattutto i Tool, che per me sono molto avanti e sono sperimentali. Cioè, sfido chiunque a capire qual è il ritornello, il bridge o la strofa, che quando ascolti loro facessero un discorso. Ad esempio, i Dream Theater in questo sono molto più conformi al fatto di avere un ritornello che si ripete nella canzone. Là, vabbè, c'è la tecnica molto in evidenza, e quindi, diciamo, ho fatto già l'esempio delle due band più contemporanee, più vicine a noi. Riguardando al passato, tipo Genesis, ancora più i Pink Floyd, che a cui sono molto vicino, sono band che sperimentavano tantissimo, soprattutto sul fatto che allora non c'era niente di digitale, ma tutto analogico, quindi hanno avuto quel talento di inventarsi proprio dei suoni e portarli nella musica in uno schema di canzone che, suonato con quei suoni, ti faceva proprio fare un viaggio mentale. Basta ricordare tu vuole dei rinforzi, Dark Side of the Moon. Certo. E invece cosa pensi delle band contemporanee? Oggi tantissimi gruppi usano basi o cori preregistrati o parti di chitarra in base e quant'altro. Tu appunto parlavi del fatto che invece vi piace suonare tutto e tutto dal vivo così com'è. Allora, delle band, diciamo, contemporanee, uno dei gruppi che sto seguendo tantissimo sono i Lepus, non so se lo conoscete, che però non fanno proprio progressive, ma fanno un genere un po' particolare. E in questo loro, nello studio, tantissimi arrangiamenti, e io li ho visti dal vivo un paio d'anni fa a Milano. Devo dire che anche dal vivo ripropongono, no, con tutti gli arrangiamenti, proprio le canzoni, e devo dire la verità, il cantante è anche più bello sentito dal vivo in studio. Su altre band, come prog, anche della Toscana, che ho potuto ascoltare a San Tomato, sono progressive, diciamo, mandare la base con le chitarre e tutto, personalmente a me non piace, sembra un po' troppo... è stato a tavolino programmata la cosa, cioè di umano, diciamo, nell'ascoltare proprio il suono del chitarrista, del bassista, della batteria, non lo senti proprio diretto che ti arriva in faccia, diciamo, con tutte, diciamo,
pro e contro dell'essere umano, diciamo. Certo. Allora, so che tu... Beh, più che altro tocca rompere questa bella conversazione per buttarsi su una roba fuori contesto, Temo, sai? Ce l'hai di nuovo. Sì. Allora, ragazzi, dovete scegliere un numero da 1 a 643.000. Vi verrà fatta una domanda, che è una domanda, ve lo dico, una domanda del cazzo, una domanda brutta, ma dovete per forza rispondere, per cui scegliete un numero, la regia pesca il video rispondente, lo guardate e poi ci rispondete. Ma un numero a testa? Ma uno in due va bene. 666. Buono, perfetto, bello. La facciamo. Bello. Prego, regia. Vai, regia. Ehi là, oggi per voi una domanda bollente, eh? Quindi pronti? Pensate al vostro primo appuntamento o a un primo appuntamento che potreste avere in futuro. Mi interessa sapere quanto in là siete disposti a spingervi a un primo appuntamento? Quanto in là siete disposti ad andare? Quanto lontano? Su risposte sincere, senza censure, senza veli, mi raccomando. Io per esempio, una volta fissai con una in provincia di Lucca, dissi perfetto, molto bene, poi però dissi provincia di Lucca, cioè chilometri, benzina, di buio, e annullai tutto, certo, direi. Fatto molto bene, no? Perché io penso che in un qualsiasi tipo di rapporto vadano anzitutto conteggiate le spese di viaggio. Ho ragione o no? Che dite? Ammazza che domanda. Condivido sulle spese del viaggio. Assolutamente. Cosa dici? Ho risposto, vai. Sulle spese del viaggio siamo tutti d'accordo, penso lo possiamo dire tra tutti qui presenti, assolutamente. Ma perché mi hanno mandato questo? Vogliamo dare una sfumatura più rosa a questa risposta, tinte più rosse, rosa, oppure la chiudiamo qua? La chiudiamo. Al di là delle spese del viaggio, che vabbè, l'ideale sarebbe sempre la vicina di casa, se devo spingermi su altri livelli, quindi si va su argomenti un po' più delicati, su quello non ci sono problemi, non penso di avere un chilometraggio. Ok. Seems legit. Okay. Chiudiamola qui perché veramente non vorrei scadere fuori nel vulgarismo. Allora, ci sono state mandate alcune vostre foto, adesso le proiettiamo e le commentate, insomma, alternate insieme. Prego, rivia. Questo verticalone. Cosa abbiamo? Sì. Qui eravamo in studio da Jack a Empoli e... stavo registrando, se non mi sbaglio, uno dei Whisper o Segni. No, era più... sì, infatti qua è da Jack. Notevole pedaliera, direi. Ah, grazie. Sì. Poi quando sono colorate... come bambini. Che devono piegare i bottoni. Ma infatti se veniamo a farvi un report dal vivo, fenitelo lontano da... se cosa possa essere schiacciata, fremuta, che fa... ben attirata, non so, come le giraffe, no? Te li fai vedere una cosa, però lui arriva lì e tocca tutto, lascia stare. Vai, parlo. Qui è quando abbiamo girato il videoclip, eravamo in uno studio di fotografia quadrata. E con la Mandolino, infatti, se avete visto nel videoclip, siamo in una sorta di limbo, quindi per questo è tutto nero. C'era Pippo che si divertiva a suonare in playback. E lui e Simone alla destra.
dietro le quinte. Ok. Lui è Leonardo. Penso poi che ero convinto che tutte quelle parti lì fossero state girate con un green screen, invece no. Pensa veramente la magia poi della post-produzione. Incredibile. Bene? Sì. Ancora? Ah, questa l'avete presa dal mio profilo Facebook, praticamente. L'ha rubata. È stata rubata adesso. Qui stavo facendo la pre-produzione con i Mass Access dell'ultimo album con il quale Promenade World Part 2. Poi Marco, mentre faceva le parti di Save Me. E questa è praticamente, diciamo, il lavoro di post-produzione delle registrazioni video che avete visto prima, dove Simone si è proprio detto già è stata un'impresa a fare il riflesso sul pavimento di noi. Davvero, un bellissimo effetto. Rende molto bene. Bene ragazzi, allora il tempo a nostra disposizione si è inevitabilmente esaurito. Vi ringraziamo per essere stati con noi. 9, ovviamente 8, 7, via... 6, cazzo 5, fanno? 4, levategli 3, il balocco che 2, vede le scritte, 1, le... esplode. E il timer è scaduto. Hai visto? È incredibile. Comunque, non vediamo l'ora di vedervi dal vivo, magari veniamo appunto a scoprire il vostro sound live proprio il 2 febbraio prossimo. Vi ringraziamo, vi aspettiamo, insomma, appena avrete nuovo materiale, siamo qui a vostra disposizione per parlarne insieme. Grazie ragazzi. Yeah.